Dove diavolo è finita? Era qui, ne sono sicura. Buongiorno, hai dormito bene? Buongiorno. Hai visto per caso la mia chiave? Non è possibile. No. Ieri sera ce l'avevo, ho aperto la porta. Ho sentito che siete tornate. Oh, scusa, ti abbiamo svegliata, io non... No, non importa, non dormivo ancora. C'è un po' di caffè? Sì, tu siediti, te lo porto io. Grazie. Oh, che c'è? Ehi, guarda qua. Oh, grazie, sei la mia salvezza. Sono così in ritardo. Lo sei sempre. Sì, beh, non lo nego. Vuoi il caffè? Mi dispiace, ne è rimasto pochissimo. Il fatto è che non abbiamo più caffè in casa. Non fa niente, prendo un succo d'arancia. È finito anche quello? È meglio che lo annusi prima, non si sa mai. Aspetta, preso. Grazie. Oh, mi dispiace, so che avrei dovuto fare la spesa, ma avevo tante cose per la testa e così tanto lavoro. Non sarà stato così tanto, visto il tempo che hai avuto per chiacchierare. Che cosa significa questo? Non cadere dalle nuvole, per favore. Oh no, ti prego, adesso non ricominciare con Alexander. Non si tratta di Alexander, si tratta di Christian. Ci hai messo in una situazione praticamente impossibile. Che ci posso fare se ti diverti a illudere gli uomini? Perché non ne scegli uno? Alexander è mio fratello e con Christian non c'è niente. Meglio così. Allora è tutto a posto. Qual è il problema? Il problema è che tu chiacchieri a vanvera. Andiamo, Laura, ti conosco da troppo tempo, perciò è inutile che fingi. Io non c'entro con Alexander, chiarisci la storia con lui e non con me. Posso avere la mia sciarpa? Sì, quando mi manderà qualcuno? Mi serve una commessa per il negozio di delicatessen. La prossima settimana. Sì, sì. E che notizie mi può dare per il direttore di sala? Bene. Certo, è una buona notizia. Manderò qualcuno a prendere i documenti. Sì, certo, la richiamo io. Grazie. Speriamo che ci mandino qualcuno. È ora che qui ritorni un po' di calma, no? Se devo essere sincero, non mi dispiace lavorare. Sì, lo capisco bene. Anche se vorrei starmene un po' tranquillo con Caterina. Beh, per oggi niente da fare. Se vuoi, magari potrei... No, ce la faccio, grazie. Ma io lo farei volentieri, davvero. Beh, se è così, allora. Una mano mi fa comodo. Tieni, per cominciare questo può bastare. Grazie. Sono io che ti ringrazio, papà. Speravo che non si vedesse troppo, che mi sento un po' inutile. Mi sento come un pesce fuor d'acqua. Ti capisco bene. Già. Mi manca così tanto. Sì, manca a tutti. Sai, vorrei poter fare di più per te. Ehi. Grazie, Alexander. Sì? Posso entrare un attimo? Ma certo, entra. Vuoi un caffè? Senti, per ieri... Dimentichiamo il passato? Dimentichiamo il passato. Volevo ringraziarti tanto per il libro. Ah, una sciocchezza. Biscotto? Grazie. Mi ha fatto molto piacere, sai? Sono io che devo ringraziarti. Voglio dire, senza di te forse non mi sarei risvegliato dal coma. Che idiozia. Davvero? È così? Io sono tua sorella. Sarà per questo che ti conosco così bene. Meglio di tutti gli altri. Cioè, non meglio di Caterina, ma... Anzi, no. Forse meglio. Laura, noi abbiamo... Voglio dire, noi sappiamo di avere un legame speciale che ci unisce, come i bambini del libro. Io mi fido di te e anche tu ti puoi fidare di me. Davvero. È questo che volevi dirmi col libro, allora? Esattamente. Senti, Alexander, sono qui anche... Sono qui per parlarti di Christian. Ah, non devi dirmi assolutamente... No, aspetta, sento il bisogno di parlarne con te. Io credo...
Credo di provare qualcosa per lui. Forse mi sono innamorata un po'. Bene, voglio dire, è un tipo fantastico, no? A prescindere dal suo discutibile passato. Andiamo, finiscila. Scusami. Non so se funzionerà. Ho semplicemente voglia di qualcosa di nuovo. Non ho le idee chiare, sono confusa. Vorrei poterti aiutare, Laura. Certo, lo so. Però lui non prova niente per me. Ti ha detto così? Non direttamente, ma me lo ha già fatto capire in modo discreto. Se non ti vuole è un vero idiota e verrà licenziato. Sì? Sì. E come lo giustificherai? Ok, va bene. Allora vi rinchiuderemo insieme fino a quando lui... Fino a quando ci dissolveremo entrambi in polvere. Che bel progetto. Senti, Laura. Ehi. Troverai la tua felicità. Ne sono sicuro. Non so se sarò più in grado di amare sul serio. Aspetta, ti aiuto io, da qua. Ah, sei molto gentile, grazie. È un piacere. No, ma che c'è qui dentro? Cioccolato finissimo, devi andare subito in frigo. Se fai il bravo, dopo te ne do un pezzetto, ok? Grazie, ma niente cioccolato. Non dici sul serio, vero? Non ti piace? Non è possibile, non posso crederci. Spiegami una volta per tutte che cosa c'è di tanto speciale nel cioccolato. Oh, accidenti, come faccio a spiegartelo? Non ci sono parole che possano descrivere quello che significa per me. È la tua vita? Sì, è anche la mia vita, la mia professione, la mia passione, il ricordo della mia amata nonna, consolazione, sostegno, tutto, tutto. Allora, Laura, dovrò amare la cioccolata? No, aspetta, non voglio ancora. Hai proprio ragione. Bisogna berla dopo 5 minuti. È vero.